Da bambina vivevo in campagna. Sono del Wisconsin. Eravamo mamma, papà e io. Ero figlia unica. Da piccola mi piaceva inventare le favole e recitarle a me stessa. Cose da bimbi, è naturale. Ma quel mondo fantasioso e irreale cominciò poco a poco a riempirmi la vita. Finì per confondere la verità con il sogno, al punto che era quest'ultimo sembrarmi reale. Sto dicendo molte sciocchezze, vi pare? La campagna rendeva poco allora. Papà era un contadino, era povero. Dovetti dare un aiuto. Lasciai gli studi e andai a Milwaukee. Mi impiegai in una fabbrica di birra. Quando sei in una fabbrica di birra è difficile coltivare le proprie aspirazioni. Non c'è che birra. Non era piacevole, ma ero utile ai miei. E poi c'era una piccola filodrammatica. Una goccia d'acqua nel deserto. Fu lì che incontrai Eddie. Era un radiotecnico. Demmo 4 recite di Lilium. Recitai malissimo. Poi venne la guerra e ci sposammo. Eddie era tenente pilota. Lo mandarono nel Pacifico. Lei era nel genere aeronautico, vero, signor Richards? Lo dice la sua biografia. Poi, partito Eddie, tornai alla fabbrica di birra. Lui mi scriveva ogni lunedì. Un giorno mi scrisse che sarebbe venuto in bici. Così presi il denaro che avevo risparmiato e andai a San Francisco a incontrarlo. Ma Eddie non venne. Mi rispedirono un telegramma da Milwaukee. Veniva da Washington e comunicava che Eddie non sarebbe più tornato. Eddie era morto. Decisi di rimanere a San Francisco. Ero sola, non potevo tornare senza Eddie. Trovai il lavoro e mi aiutavo con la pensione. E non pensavo quasi più al teatro. Poi una sera, Margot Channing interpretò Rimembranze e io andai a vederla. E ora, eccomi qua.